Onorevoli colleghi, Ministro, il lungo dibattito in aula, come sovente accade, ha alternato momenti di reale approfondimento, di convinta adesione, anche di meditata critica, ad altri invero surreali, a significare la sterile e volgare strumentalità di alcune posizioni politiche. Questo lo dico perché il sereno confronto talvolta ha ceduto il passo alla logica del paradosso, cioè ciò che pur essendo potenzialmente esatto diventa sbagliato perché contrario anche al senso comune. Quando ad esempio si è voluto tacciare di contrarietà alla Carta Costituzionale un disegno di legge che è tutto intriso, pervaso di profili costituzionalmente orientati nei principi e nelle scelte. E questo spiega perché intorno a questo disegno di legge si sia coagulata una maggioranza più ampia di quella che sostiene il governo, e questo spiega, ma non giustifica, l'intollerabile resistenza al cambiamento delle opposizioni, con il paradosso del Partito Democratico che è giunto a congiungersi carnalmente con il Movimento dei 5 Stelle in un rapporto incestuoso e contro natura. Noi invece Senatore, si rivolga alla Presidenza, sacro, per cortesia. Abbiamo il senso sacro, Presidente, della disciplina dei diritti e delle libertà, perché noi riteniamo che questo sia il fondamento del sano rapporto tra uno Stato di diritto e una comunità di cittadini. E questo evidentemente non è un disegno di legge ordinario, comune, non soltanto perché va ad agire come primo tassello sui delitti contro la pubblica amministrazione, ma perché in qualche modo scardina un sistema, risana delle fratture, anche in temi di giustizia e di libertà, va ad incidere su quella che noi vogliamo essere la nazione del futuro. Ed è ancora una volta la riprova di come il governo Meloni dalle parole passi ai fatti nel segno della coerenza. Nel segno della coerenza, perché sin dall'accordo elettorale di programma era previsto che avremmo inciso profondamente sui temi della giustizia, anche con interventi di natura costituzionale. Era previsto che avremmo agito per l'efficientamento del sistema con interventi di natura sostanziale, di natura processuale, di natura organizzativa e di natura ordinamentale, per garantire il coniugio tra legalità e sicurezza, e non potevamo farlo se non iniziando dalla abrogazione di questa anomalia del sistema che è l'abuso di ufficio. Questa figura ancipite a doppio profilo, che nelle intenzioni del legislatore, quello sì autoritario, del 1930, voleva essere al tempo stesso varco e barriera. Varco per consentire il doveroso controllo dell'autorità giudiziaria sull'attività della pubblica amministrazione, ma anche barriera perché doveva delimitare esattamente i limiti entro cui questo sindacato potesse essere esercitato. Oggi nulla di tutto questo, oggi una norma evanescente ai limiti della norma penale in bianco, e nonostante le continue riforme 1990, 97, 2012, 2020, è una norma che non si spiega più né nella logica liberale ottocentesca della tutela del cittadino contro la pubblica amministrazione, quella che era definita la garanzia contro i poteri temuti, ma neanche con la logica ferrea del codice fascista, che ribaltava i termini prospettici della tutela, andando a spostare l'oggetto dell'attenzione dalla tutela del cittadino rispetto alle prevaricazioni della pubblica amministrazione alla tutela della pubblica amministrazione in quanto tale. E quindi si giustificava una norma di tutela
dell'ordinamento con funzione residuale, stretta com'era tra due titani che erano il peculato per distrazione e l'interesse privato in atti di ufficio. Oggi nulla di tutto questo, oggi una norma evanescente che impegna risorse e appesantisce il sistema, inutile perché abbiamo già un armamentario straordinario, penale, disciplinare, amministrativo, contabile, erariale, una norma inefficace, se è vero che l'85% dei procedimenti sono richiesti e decretati di archiviazione e se il 3% di quelli sopravvissuti portano affermazione di penale responsabilità. È una norma dannosa perché finisce col creare burocrazia difensiva ed effetto di raffreddamento e spinge il pubblico ufficiale a cercare sempre la soluzione più ragionevole con dei rallentamenti e delle inefficienze sulla pubblica amministrazione che l'Italia non si può più consentire. E da ultimo, come ha dichiarato testualmente il Ministro, è un reato socialmente doloroso, perché noi con questa approvazione oggi portiamo sulle spalle la sofferenza sociale di pubblici amministratori e di pubblici funzionari. E allora, signor Ministro, me lo consenta, lei è un classicista. Prima del voto, volga lo sguardo al cielo a questo splendido velario che sormonta l'aula. Nelle intenzioni di chi lo ha creato, voleva rappresentare la straordinaria nobiltà della sintesi. Vi sono le quattro capitali dei regni preunitari: Firenze, Torino, la sua Venezia, la mia Napoli, a certificare che dovevano riconoscersi in Roma capitale, perché nessuna cosa al mondo, secondo la visione di Puccini, poteva essere maggior di Roma. Vi sono i quattro filosofi giuristi: Irnerio, Papiniano, Machiavelli, Filangieri, a significare lo sforzo di perfezione morale nella produzione delle leggi. E infine, signor Ministro, ci sono le quattro virtù civiche per eccellenza: la fortezza, il diritto, la concordia e la giustizia. A significare che solo attraverso la fortezza, non attraverso la forza, ma attraverso la ferma determinazione nel perseguire gli obiettivi, il diritto poteva sublimarsi in giustizia nel segno della concordia nazionale. E poiché è esattamente questo che noi abbiamo promesso alla nazione, lei avrà il voto favorevole di Fratelli d'Italia. Grazie.